All'interno della rassegna culturale Oltre le Vette, quest'anno debutta uno spettacolo teatrale con un cast tutto bellunese. Come si fanno le cose? Ce lo racconta Marco De Martin, uno degli attori protagonisti. Una commedia teatrale che debutterà sabato 15 ottobre al Teatro Comunale di Belluno. All'interno della manifestazione Oltre le Vette, in collaborazione con il Mese del Libro, il Comune dal Pago e la casa editrice Marsilio. Sul palco a fianco a me vedrete un altro attore bellunese, Luigi Budel, che è anche musicista. Infatti canteremo su delle canzoni scritte da lui, lui suonerà la fisarmonica e vabbè, io forse non so molto cantare, però almeno c'è lui che si difende bene. La regia è di Cristina Gianni, che è un'altra attrice e autrice bellunese. Il testo è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Bortoluzzi, uno scrittore dell'Alpago, Come si fanno le cose. Quindi il cast è totalmente bellunese. Un intreccio ambientato tra le nostre montagne, dove i protagonisti progettano di coronare il sogno di una vita. Ma veniamo alla storia. La storia è ambientata ai giorni nostri. Massimo e Valentino sono due operai che lavorano alla Filati Dolomiti, un'azienda dell'Alpago, e sono stufi della loro vita sempre uguale, di lavorare sempre in questa azienda come quasi dei robot. Decidono, attraverso un furto roccambolesco, di rubare dei gioielli e dei soldi per comprarsi l'agriturismo Monte Paradiso. Questo furto avverrà tramite un cunicolo, una fogna, che collega la loro fabbrica a un'azienda orafa. Ovviamente, essendo una commedia, ne succederanno di tutti i colori. E all'interno di questa storia non ci sarà solo appunto la rapina, ma ci sarà una storia d'amore, ci sarà la storia dell'abbandono della montagna, ci sarà la storia della crisi della fabbrica e soprattutto la loro amicizia tra Valentino e Massimo. L'ingresso è gratuito, offerta libera, trovate tutte le informazioni sul sito di Oltre le Vette e mi raccomando, vi aspettiamo numerosi.